per la sua posizione geografica strategicamente importante per manovre militari, Venafro è stata sempre al centro di assedi e distruzioni nel corso dei secoli. Inevitabilmente, anche durante l'ultimo conflitto mondiale, fu teatro di scontri fra le diverse formazioni in campo, pagando ad una guerra tanto crudele quanto sanguinosa un tributo notevole di vittime civili inermi ed incolpevoli. I bombardamenti di Isernia nel mese di settembre del 1943 avevano tolto l'illusione a coloro che credevano che la guerra fosse finita. Infatti, il 6 e il 22 ottobre, Venafro subì due bombardamenti da parte delle forze tedesche, 17 vittime. Il 29 ottobre arriva l'ordine di sgombero della popolazione. Fuggirono angosciati alle grotte dei paesi vicini e lungo le pendici del Monte Sore sopra Pozzilli. Altri ripararono a Filignano. In particolare a Pozzilli furono minate tutte le abitazioni del paese, costringendo gli abitanti a trovare rifugio nel greto del torrente Lava. Numerose famiglie si nascosero nei pressi della contrada del Demanio e nella piccola frazione di Vettese. Molte famiglie si rifugiarono a Conca Casale, dove i tedeschi circondarono il paese, fecero convocare la popolazione da un banditore ed ordinarono lo sfollamento per Cassino. Chi fuggiva sarebbe stato fucilato. Si raccontano struggenti episodi umani di persone non in grado di spostarsi e che rinunciarono a lasciare il paese, assegnati ad una inevitabile morte. I giorni che seguirono fu un inferno per Venafro. Tutta la piana era disseminata di soldati americani e tedeschi. I primi continuavano a martellare la città con potenti cannoni, gli altri si incaricarono di distruggere le abitazioni e bombardare la ferrovia. Il 5 novembre 1943 i tedeschi furono costretti ad abbandonare la città dove entrarono gli americani. La popolazione cominciò a tornare, ma con grave pericolo. Si era nella immediata retrovia con un numero enorme di militari. I tedeschi già occupavano tutta la catena delle montagne alle spalle della città, dalle lontane pentici del Monte San Mucaro a Monte Corno. Altre formazioni si attestarono alla Forcella del Muscuso e più giù fino a Madonna della Libera. Nei giorni che seguirono la vita divenne impossibile per mancanza di viveri. La linea del fuoco si fermò a due passi sopra Pozzilli e vi rimase per 40 giorni. Tra Venafro e Cipagna
sorse un campo di prigionia tedesco. Lo ricordano ferro di cavallo e illuminato di notte da torce.